Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il tradimento di Marco Bocci ha stupito tutti. La sua sembrava una coppia così unita ed affiatata. Cosa sarà successo? È bellissimo Marco Bocci. Un attore affascinante che colpisce con il suo sguardo magnetico, i tratti mediterranei e i colori scuri, da bel tenebroso. Amato per ruoli quali il commissario Nicola Scaloia nella fortunata serie Romanzo Criminale e soprattutto l'amatissimo vicequestore Domenico Calcaterra in Squadra Antimafia, ma non solo. Oltre a recitare in diverse serie e film, spaziando dal dramma alla commedia come nel divertentissimo Scusate se esisto. Accanto alla bravissima Paola Cortellesi, Bocci si è cimentato anche con la regia. Nel 2019 lo abbiamo visto all'opera con il caratteristico Thor Bella Monaca Non piove mai, mentre quest'anno ci ha riprovato con La caccia. La malattia. Ospite di recente alle Iene, Marco Bocci ha rivelato di essere malato, e il racconto del suo dramma ha colpito i telespettatori che hanno ascoltato partecipi la sua confessione. A maggio 2018 l'attore è stato portato in ospedale perché colpito da una fortissima febbre, e la diagnosi di meningoencefalite. La malattia, nel suo caso causata da herpes, è arrivata al cervello lasciandolo senza parte della sua memoria. Ha spiegato: "Oggi non riconosco i volti di amici. E può capitarmi anche di guardare un film per 6 volte prima di accorgermi che l'avevo già visto. Ricordo pochi aneddoti della mia infanzia, tanto che i miei amici mi chiamano: ma chi? Ma dove? Ma quando? Perché ripeto in continuazione queste domande. Vivo con Google Maps perché non ricordo le strade dei paesi attorno a dove sono cresciuto. Il tradimento di Marco Bocci. Avrà dimenticato Marco Bocci anche la storia del tradimento con la sua ex? L'attore, oggi felicemente sposato con la collega Laura Chiatti, dalla quale ha avuto 2 figli, Enea e Pablo, prima di conoscerla nel 2014, è stato fidanzato con la cantante Emma Marrone. E all'epoca si è parlato di tradimento in 2 occasioni. La prima, quando è stato visto salutare un'amica, ha provocato la reazione della ragazza che è sbottata al Corriere. Mantenere la propria vita, indipendente, e salutare. Se no poi di cosa ci si parla? Mi fa impressione notare con che velocità passano dall'affibbiarti l'etichetta di cornuta, o di cornuta bis, a quella di traditrice se magari saluto un mio amico abbracciandolo. Anche alla fine della relazione si è parlato di tradimento, anche in questo caso è stata una fake news in quanto i due si erano già lasciati quando Marco e Laura Chiatti si sono conosciuti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more of a man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I